Bentrovati a tutti sulla voce di Novara. Si ritorna a parlare in questi giorni con una certa insistenza di un tema che è ormai un evergreen della vita politico-amministrativa della nostra città, cioè il tema della pedonalizzazione di Piazza Martiri. Ne abbiamo parlato anche noi nell'intervista di fine estate con il sindaco Canelli, ne stanno riparlando un po' tutti i giornali dopo di noi. Quello che pare evidente e che risulta appunto molto evidente e che non si può non rilevare è il fatto che ci sembrerebbe di trovarsi di fronte a un continuo stop and go. Su questa partita, che è una partita importante e molto delicata, a seconda delle occasioni sembra che prevalga nella volontà dell'amministrazione il desiderio di arrivare al dunque e di fare il passo della pedonalizzazione, del togliere definitivamente le auto da questo spazio storico, artistico e anche, come dire, comunitario così importante. Altre volte si manifesta con maggiore evidenza una sorta di cautela e di timore, perché è noto che questo argomento è un argomento che suscita anche profonde divisioni che in passato hanno reso impossibile l'arrivare al dunque, pur in presenza di una manifestazione di volontà molto chiara. Ecco, stop and go oggi si fa, domani forse si farà, aspetteremo la realizzazione del parcheggio della Curia in largo Puccini, o forse non lo aspetteremo, toglieremo i 140 posti e li ridistribuiremo in aree che oggi sono parcheggi inutilizzati, spazi inutilizzati di parcheggio o vecchie strisce gialle riservate ai residenti che oggi non hanno più significato. Insomma, a ogni giorno una diversa soluzione. Forse sarebbe opportuno, quantomeno a tutti noi piacerebbe capire qual è la strada che si intende percorrere davvero. La opinione di questo giornale, del sottoscritto, è che la pedonalizzazione di Piazza Martiri sia un grande passo di civiltà, sia un'occasione anche di valorizzazione di una parte del centro storico che oggi sta diventando sempre più centrale con il recupero e la funzionalizzazione definitiva o quasi del castello sforzesco. Immaginare che in questa parte della città, dove peraltro insistono anche alcuni dei locali più frequentati appunto di Novara, sia soltanto una grande spianata dove mettere 140 macchine, crediamo che sia un modo di vedere le cose superato e che quindi si debba andare alla pedonalizzazione. Aspettiamo una parola definitiva, per il momento assistiamo un po' sconcertati a questo stop and go quotidiano. Vedremo che cosa ci riserverà questo mese di settembre, nel quale forse arriveranno scelte irreversibili e definitive, o almeno questo è quello che tutti noi ci auguriamo. Ci rivediamo domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.